Emerge dal libro il fenomeno del barebacking, rappresenta un fenomeno piuttosto controverso, un fenomeno piuttosto spinoso, complesso, cioè un fenomeno che è più capace di ingenerare indignazione che non risposte, un fenomeno complicato da comprendere, da capire, perché configura quel fenomeno in cui i soggetti vanno intenzionalmente e consapevolmente alla ricerca del virus dell'HIV. L'argomento mi incuriosì molto, ho cominciato a studiarlo, inevitabile, ho avuto qualche turbamento, poi devo dire però che l'argomento ha cominciato a vincermi, ad interessarmi, ad affascinarmi e sono andato alla ricerca delle ragioni più profonde che stanno alla base del barebacking. E così ho fatto un excursus piuttosto approfondito della letteratura scientifica, quel poco di letteratura scientifica che esiste, perché si ha notizia del fenomeno soltanto in tempi recenti. Il fenomeno si diffonde dagli Stati Uniti in Europa soltanto dagli anni 90 e soltanto dal 2000 in poi si cominciano ad avere le prime produzioni scientifiche, le prime ricerche sul fenomeno. Il barebacking è certamente un comportamento sessuale non protetto e proprio per questo è a rischio. Non cambia il concetto, la intenzionalità dei soggetti nella ricerca del virus, intenzionale la ricerca del virus, una serie impressionante di community online organizzano regolarmente degli incontri, dei party in giro per il mondo, in cui si incontrano i cosiddetti bug chaser e i cosiddetti gift givers, cioè coloro che cercano, coloro che fanno il dono. Il tema è che però, se c'è l'intenzionalità, purtroppo la consapevolezza non è mai scientificamente fondata. E io con questo mi riferisco alle conseguenze che scaturiscono dall'infezione HIV, dell'HIV e dell'AIDS. Guardate, così come emerge dalle evidenze scientifiche, ma anche dall'analisi dei post che ho analizzati nel nostro paese, nelle principali community online, è che l'AIDS non esiste. E questo è davvero sorprendente, perché comunque è uno di quei convincimenti errati, comunque particolarmente diffusi. La malattia interessa a tutti, non fa distinzione tra giovani e adulti, non fa distinzioni tra uomini e donne. Non esiste un identikit, questione già sottolineata per esempio da Stefano Bella dell'Istituto Superiore di Sanità. Certo, io ricordo il tempo in cui l'HIV era definita come gay related immunodeficiency, basata sul teorema del mutore. Poi grazie a Dio questo teorema si è dissolto e purtroppo oggi il problema investe tutti, non risparmia nessuno. Peraltro va sottolineato che originariamente il tema, la definizione barebacking era riferita soltanto ai rapporti eterosessuali, poi progressivamente, considerato che è diventato, diciamo così, una sorta di costume piuttosto diffuso all'interno della comunità gay, a quel punto la definizione è diventata in qualche modo peculiare di questa comunità. Guarda, io sono sociologo, penso sempre che le scienze sociali abbiano lo scopo fondamentale di denunciare e dare quanti più strumenti possibili alla politica per adottare decisioni assolutamente mirate. E questo nonostante il nostro paese rappresenti e configuri un contesto culturale un potente ostacolo in realtà al progresso civile del paese, perché va detto, la cultura italiana è una cultura profondamente moderata e ha agito sempre da freno, preferendo rimuovere i cosiddetti temi eticamente sensibili dall'agenda politica. Io penso per esempio al fatto che nel nostro paese non abbiamo ancora una legge sull'eutanasia o sul testamento biologico, penso che la legge 194 sia costantemente sotto attacco e penso anche che sarebbe utile fare una
approfondita riflessione sul tema delle cellule, staminali. Lo stesso ragionamento vale per il berbecking. Il libro sostanzialmente racconta una messa a punto del problema del berbecking, del fenomeno del berbecking, realizzato attraverso due percorsi metodologici differenti. Il primo è rappresentato da una revisione sistematica della letteratura scientifica realizata secondo il metodo Cochrane, particolarmente diffuso in ambito sanitario e in ambito clinico. E il secondo percorso metodologico è invece quello della etnografia. La etnografia configura una indagine etnografica dei diversi significati che caratterizzano le cosiddette community online. Se da un lato la indagine è di carattere descrittivo, da un altro lato, con riferimento alla etnografia, l'indagine si è configurata in maniera assolutamente empirica.